Pescara, presso la struttura del centro fiere di via Tirino, è tornato il Saral Food, il più importante appuntamento fieristico del centro Italia, giunto alla sua 32esima edizione. L'evento è promosso e organizzato da Fiere Service, diretta da Giancarlo Cianflone. Presenti oltre 300 espositori provenienti da tutta Europa. Un appuntamento importante per chi vuole conoscere più dall'interno le ultimissime novità in materia di alimentazione e ristorazione. Il Saral Food rappresenta un punto di riferimento nazionale per il mondo dell'alimentazione, una 4 giorni che ha richiamato migliaia di persone all'interno del Palafiere di Pescara. Ed ecco noi Giancarlo Cianflone, organizzatore del Saral Food, che quest'anno giunge alla sua 32esima edizione, un'edizione molto attesa a seguito dei 2 anni in cui non si è potuto più fare questa fiera. Sì, stati 2 anni tremendi per quanto concerne con la pandemia, per quanto concerne il settore della ristorazione, però adesso si è ricominciata alla grande, grande entusiasmo sia da parte degli operatori dei settori sia da parte delle aziende che partecipano all'evento. Questo è un appuntamento fieristico molto importante, molto atteso, oltre 300 espositori provenienti da tutta Europa. Sì, arrivano espositori da tutta Italia, ce n'è qualcuno anche che arriva dall'Europa, soprattutto per le birre e altri prodotti. È un'edizione particolare appunto perché si riprende alla grande dopo la pandemia. Quindi tutti quanti si aspettano una stagione estiva ricca di soddisfazioni e quello che si vede sia a livello di gente che viene a visitare, di operatori del settore, ma degli stessi espositori è un'edizione molto attesa. Ed infatti l'afflusso di persone è veramente moltissimo, segno che c'era una grande attesa per questo evento. Sì, una grande attesa, sono ricominciati anche gli eventi. Oggi per esempio c'è la gara della pizza, c'è il caratura d'oro per i cuochi, abbiamo la gara del gelato, domani ci sarà una giornata molto importante, sarà presente il Presidente della Regione, il Sindaco e le altre autorità per quanto concerne i balneatori, che è un settore a rischio ed è molto importante essere presenti. Quindi il mondo della ristorazione la fa da padrone, ma attorno ad esso girano anche tanti altri argomenti di interesse comune. Una visione trasversale quella di quest'anno? Sì, una visione trasversale, la presenza dei balneatori che fanno parte sempre del settore della ristorazione, in quanto gli stabilimenti balneari hanno bar e ristoranti, quindi loro sono presenti. In più c'hanno anche gli ombrelloni, quindi dato che c'è questa situazione di fermo, anzi più che altro adesso non è stato più prorogato fino al 2024, domani sarà una riunione molto attesa e sicuramente partecipata. Ecco, la scelta di questa struttura si rivela una scelta vincente perché riesce ad accogliere un gran numero di persone e tanti espositori. Sì, l'opportunità che mi ha dato il signor Danelli per questa struttura. Naturalmente per far fronte a tutti gli espositori abbiamo dovuto montare delle tensostrutture perché la struttura da sola non reggeva. Peccato che a Pescara non ci sia una struttura fieristica degna di tale nome, insomma. Ecco, se dovesse dirmi qual è secondo lei il punto di forza di questo appuntamento fieristico qui nel centro Italia, qual è? Ma il punto di forza è stata la coerenza, la testardaggine, perché quando ho cominciato nel 91 a fare questa manifestazione ci ho creduto e con me ci hanno creduto tantissimi espositori che mi seguono da 32 anni. Forse questa testardaggine e la gestione privata dell'evento ha portato a questi risultati. Siamo in compagnia di Remo Bruno, titolare insieme ai 2 fratelli dello storico salumificio Fratelli Bruno. 40 anni di una storia bellissima e di famiglia. Ormai sono 44, nel 79 ho iniziato l'attività. E il tutto è venuto che, dunque, io da giovane ho fatto un istituto professionale a Nord Italia, a Milano, per le industrie alimentari e poi sono andato a lavorare in un salumificio in Piemonte.
dopo una decina d'anni là avevo un po' di nostalgia della mia terra, della mia famiglia e tutto quanto, e niente, ho pensato di mettere un piccolo laboratorio dalle mie parti. Allora ho fatto un locale vicino alla casa di famiglia e abbiamo iniziato con 4 coltelli a fare un po' di salsicce, un po' di ventricine, tutto quello che era tipico della zona. E niente, poi pian piano la cosa ha preso piede e ho tirato dentro poi nell'85, io ho iniziato nel 79, l'85 è venuto nella società e ho tirato dentro anche 2 fratelli, Carmine e Maurizio. E siamo andati avanti fino adesso. Poi man mano, noi prima eravamo a Rocca Spinalveti, un paese collinare, alta collina, diciamo così, un po' in montagna. E poi per questione di logistica lì non c'era lo spazio per ampliare tutto quanto e ci siamo trasferiti a San Salvo, dove siamo tuttora e lavoriamo bene tutto quanto, insomma. L'azienda è cresciuta notevolmente però negli ultimi anni, pur mantenendo la sua impronta fortemente artigianale e familiare. Come è stato possibile? La nostra fortuna è che abbiamo mantenuto tutta l'artigianalità e la genuinità dei prodotti, perché sennò avremmo chiuso. E la gente ci apprezza proprio per questo, che molti mi dicono mangiando la tua salsiccia mi ricordo quelle che faceva mia nonna, mia mamma, sta cosa qua, e per noi è un orgoglio. Quanto è importante una gestione familiare per un'azienda come la sua? Se si va d'accordo è importantissimo, anche nelle famiglie magari, però noi grazie a Dio siamo andati, anche se qualche bisticcio qualche volta, il giorno appresso già non c'era più e quindi siamo andati avanti e andiamo avanti, spero per parecchio ancora. Adesso sta arrivando le nuove generazioni e quindi c'è mia figlia, una nipote, la figlia di un altro fratello già sta in azienda e speriamo che vanno avanti. Elisa Bruno è la nuova generazione di questo salumificio. Com'è lavorare in azienda insieme a tutta la famiglia? Ma per me onestamente è un orgoglio e motivo di tanta voglia di fare sempre più, sempre meglio, per portare avanti una tradizione sia della mia famiglia ma del mio territorio e della mia regione, quindi è davvero per me anche un privilegio. Ci fai una scarrellata sui tanti prodotti che questa azienda realizza, tutti ovviamente artigianali? Certamente, noi facciamo qualunque tipo di insaccato stagionato, quindi facciamo dalle salsicce, filetti, capocolli, fino ovviamente al nostro prodotto di punta che è la ventricina del Vastese, che è questo prodotto meraviglioso che con il nostro lavoro cerchiamo di far conoscere e darle il successo che merita, perché è davvero un prodotto favoloso. Tra l'altro qui al Sara l'avete presentata in una versione completamente inedita, addirittura a mo' di arrosticino, di spiedino, diciamo così, ed è veramente una cosa mai vista prima. Esatto, sì, abbiamo presentato lo spiedino di ventricina che in realtà è nato per gioco, perché avevamo un'esigenza per una festa e abbiamo inventato questo spiedino. E in realtà dopo qualche giorno sono iniziate a piovere le chiamate, le telefonate per sapere dove potevano essere acquistati o come si producessero, e quindi siamo partiti subito con la produzione e devo dire che sta riscuotendo davvero un grandissimo successo e di questo ne siamo molto molto contenti. Tra l'altro sia la ventricina che tutti i vostri prodotti sono senza glutine, senza lattosio e con una grande attenzione alla materia prima. Sì, assolutamente. Sono prodotti per tutti, non hanno nessun tipo di allergene, come hai già detto tu, sono senza glutine, senza lattosio e possono essere consumati da tutti, quindi. Se dovessi dirci qual è il punto di forza di questa azienda secondo te? Secondo me è l'autenticità e l'attenzione che mettiamo sia alla tradizione ma anche all'innovazione, perché nonostante ci teniamo a mantenere vive le tradizioni, continuiamo sempre più a provare mezzi innovativi, tecnologie di produzione sempre all'avanguardia per cercare di dare un prodotto ancora autentico ma sempre di qualità migliore. Per tutti i telespettatori di Rete 8 che ci stanno seguendo in questo momento, dove vi possono trovare e come possono fare per acquistare i vostri prodotti? Allora, i nostri prodotti possono essere acquistati nelle piccole botteghe, nei punti vendita della grande distribuzione o direttamente sul nostro sito www.fratellibruno.it, dove abbiamo un e-commerce e quindi possiamo spedire anche al cliente finale fino a casa. E questa è una cosa che ci tengo a dire, ci ha reso particolarmente orgogliosi, perché arrivano ordini da tutta Europa
e spesso poi ci chiamano persone davvero contente e felici perché riassaporando i nostri prodotti gli tornano alla mente i sapori di una volta, quindi della loro infanzia, magari dei loro nonni che poi sono immigrati, e quindi è davvero bello per noi poter dare questa gioia alle persone. Sicuramente un buon cibo rievoca delle bellissime emozioni, ma per chi volesse venire a trovarvi in sede, dove siete? Allora, noi siamo a San Salvo, abbiamo sia la sede produttiva che uno spaccio aziendale dedicato sia alle partite IVA che a tutti i privati. Quindi vi aspettiamo a San Salvo in via Libero Grassi 30 nella zona industriale. E all'interno di questa kermesse c'è anche RUA SRL Risto Abruzzo, un'azienda giovane ma che si dedica alla cucina professionale. In che modo? Niente, noi siamo partiti soprattutto con l'assistenza e la rigenerazione dei prodotti usati. Poi giustamente il nostro target è cresciuto in base alla nostra clientela e abbiamo iniziato anche a lavorare con delle aziende italiane con attrezzature nuove, appunto per migliorare un po' la nostra azienda. Dopodiché ci siamo anche allargati nel mercato estero, soprattutto nel mercato turco, dove abbiamo conosciuto un partner molto importante, Embero, che ci ha dato la possibilità di crescere proprio in questo settore. Che poi voi vantate anche una grande esperienza nel mondo della ristorazione, perché avete accumulato anche una vostra esperienza privata. Sì, oddio, diciamo che io ho iniziato soprattutto nel settore del bar, wine bar, disco pub, poi ho avuto anche gastronomia, quindi il mio lavoro fondamentale è stato così nella ristorazione, quindi nel divertimento, nel far divertire i ragazzi con i nostri locali di, appunto, proprio tipo disco pub, che a Torre dei Passeri era molto conosciuto, il Time Out. Damiano, quali sono i servizi che offrite alla vostra clientela? Qual è il vostro punto di forza? Ci racconti un po' di questa azienda. Allora, il punto di forza di Risto Abruzzo, oltre alla vendita, è giustamente l'assistenza, che è la prima cosa che richiede la nostra clientela, perché il ristoratore non deve sentirsi abbandonato, deve essere continuamente sostenuto, non solo appunto nel lato della vendita, ma durante tutte le loro fasi lavorative. Quindi possono subentrare delle urgenze, noi abbiamo molte attrezzature in pronta consegna, quindi possiamo soddisfare subito la richiesta del cliente immediata. E infatti i nostri clienti la prima cosa che chiedono è l'assistenza, quindi il nostro punto di forza sono anche i nostri tecnici, che hanno esperienza. Abbiamo due tecnici con un'esperienza trentennale che è in grado appunto di soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti. E, appunto, senza quello non avrebbe senso vendere. Infatti anche nel nostro sponsor la prima cosa è assistenza, garanzia, e alla quale aggiungiamo anche progettazione, perché poi diamo anche delle idee su come strutturare la cucina in base a quello che appunto dovrà andare a offrire il cliente ai loro, il ristoratore ai loro clienti. Quindi possiamo dire che voi cucite un abito su misura rispetto agli spazi che il ristoratore ha a disposizione? Sì, rispetto agli spazi e rispetto alle esigenze. Il problema dello spazio spesso è quello principale, specialmente in una regione come la nostra, l'Abruzzo, fatta di paesini, di piccole realtà, le cucine spesso sono anguste e ristrette, e quindi andando a progettare preventivamente la cucina si ha modo di inserirci tutte le attrezzature che poi serviranno per il ristorante, per la pasticceria. Noi come cliente appunto abbiamo ristoratori, pasticceri, stiamo entrando anche nel settore della macelleria, che è un settore un po' difficile, ma ci piacciono le nuove avventure, pizzerie, gelaterie, grazie anche sempre all'esperienza dei nostri tecnici,
che il settore della gelateria è un settore molto difficile, senza la conoscenza tecnica non lo puoi affrontare. Parliamo un po' dell'innovazione, delle nuove tendenze. Cos'è più richiesto in questo momento? Qual è l'attrezzatura professionale che più vi viene richiesta dal mondo della ristorazione? Allora, ristorazione è un mondo in continua evoluzione. Sicuramente un'attrezzatura che ha avuto successo anche nel Sara al 2023 sono i nuovi forni a convezione che vanno, convezione vapore, che vanno ad esaudire praticamente al 100% le esigenze di un ristorante, dal momento che sia con i programmi sia con la programmazione manuale possono soddisfare, possono realizzare qualsiasi tipo di cibo. Abbiamo lanciato il nostro nuovo sito ristoabruzzo.com e abbiamo registrato il marchio, appunto perché abbiamo due aziende produttrici alla quale apponiamo il nostro logo che è garanzia appunto di qualità e di assistenza verso il cliente. E speriamo appunto tramite queste aziende, con il loro supporto e con la nostra clientela di fiducia, di crescere ancora di più di quello che abbiamo fatto in questi 5 anni e di estendere appunto il nostro parco clienti. Per chi volesse venire a trovarvi, dove vi può trovare? Allora, noi siamo a Chieti Scalo presso il complesso Parco Paglia e vi aspettiamo, venici a trovare numerosi.